bentornati nella nostra cucina. Io sono Benedetta Pisani. Io sono Michela Martucci. E oggi prepareremo il dentifricio. Esatto, esattamente. Prepareremo, io mescolo, lei spiega, perché come al solito... Allora, per questo dentifricio ci servirà dell'argilla bianca, in realtà ci possiamo mettere anche l'argilla verde, però ha un gusto veramente troppo forte. Cioè quell'argilla è quella verde, quella che si mette sul viso. Esatto, esattamente. E stiamo usando un cucchiaio o un mestolo, quello che avete in casa, di legno, perché è meglio lavorarla con il legno, perché sennò potrebbe perdere le sue proprietà. Okay, quindi questo... il cucchiaio, diciamo, esatto. Acciaio, il metallo no? Esattamente, okay. E sarebbe preferibile, poi in realtà io a volte lo faccio... Ma se ce l'abbiamo in casa, meglio. Okay. Questo è l'equivalente di 3 cucchiai. Okay. Poi ci serviranno anche l'olio di cocco. E invece dell'olio di cocco 4 cucchiai. Per l'olio di cocco possiamo usare tranquillamente questi qua normali da cucina. 4? Perfetto. Questo ha una consistenza, diciamo, abbastanza gelatinosa, non troppo liquida. Esatto. Questo ho imparato sempre grazie a Michela. Nel caso in cui fosse liquido non è un problema, basta che mescoliamo veramente bene, mettiamo in frigo, una volta che lo togliamo dal frigo rimescoliamo poi tutto. Assolutamente non succede nulla, così anche per il deodorante, se vi ricordate. Ok. Poi ci serviranno l'olio essenziale di menta, 5 gocce. Questa è menta piperita. 5 gocce. Esatto, 5 gocce. Tra l'altro per tutti gli ingredienti, tipo l'argilla bianca, a letto si trova a 1 euro da negozio leggero, quindi la possiamo prendere sfusa. Anche tea tree e gli oli essenziali noi portiamo nel nostro boccetto e si possono riempire, se no in qualsiasi erboristeria in realtà sono super facili da trovare. E tea tree quanti ne mettiamo? 5, sempre 5. Ottimo. E il tea tree ha tipo delle proprietà disinfettante? Esatto, il tea tree è disinfettante, la menta rinfrescante, va benissimo anche per il dentifricio. C'è gente che mette anche l'olio essenziale di limone. Io in realtà, avendo in casa questi, trovandomi sempre bene con questi, andiamo alla grande, la menta più fresca, quindi mescola. Esatto, e si mescola. Bello. E questo quanto tempo si conserva e come si conserva soprattutto? Allora, questo semplicemente, io ne consiglio sempre di fare pochissima dose, quindi queste sono le dose basiche per farvelo durare magari anche un mese in realtà. E con una spatolina poi, la cosa importante, si può anche non conservare in frigo, la cosa super importante è che non bisogna immergerci lo spazzolino dentro, perché con i batteri che noi abbiamo potrebbe farlo... Buonissimo. No, vabbè, oddio. Io non mangerei. Potremmo farla andare male, quindi si prende una spatolina sempre di legno se ce l'abbiamo. Io ho usato uno spazzolino di bambù vecchio, ci ho tolto le setole e poi lo scartavetrato e quello è il mio cucchiaino per il dentifricio. Se no, in qualsiasi altro caso, anche una paletta del ghiacciolo, che so io, mettete e spalmate. È importante non toccarlo né con le mani né tantomeno con lo spazzolino. Esatto, esattamente. Antigenico. Esatto. Se la consistenza non vi piace perché è troppo liquida, ci mettiamo, esatto, magari adesso in questa, essendo che è molto molto liquida, ci mettiamo ancora un cucchiaino d'argilla. Ottimo. E poi niente, lo usiamo. Lo travasiamo dentro le ciotoline. Esatto, un'altra cosa che potremmo fare è metterci il bicarbonato, allora o il sale, il fatto è che rovina molto lo smalto dei denti, quindi se vogliamo fare questa versione io consiglierei di farla così e poi in aggiunta una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane ci mettiamo proprio sopra lo spazzolino una puntina di bicarbonato. Perché il bicarbonato tipo delle proprietà sbiancanti. Sbiancante, ma in realtà anche l'olio di cocco, quindi... Sì. Ma allora per questo io una volta vidi su YouTube questa youtuber americana che faceva una volta a settimana un risciacquo con l'olio di cocco. Era una cosa un po' disgustosa, però oggettivamente ha un senso. Faceva questo risciacquo con l'olio di cocco, come se fosse una sorta di... O tenerlo in bocca per qualche minuto, è antibatterico. Gargarismo. Esatto, il gargarismo con questo olio di cocco. Ah, quindi adesso ho capito per quale motivo l'ha fatto. Ottimo, va bene, quindi questo è pronto, lo traiamo, esatto. E ci laviamo i denti. Esatto. Grandi. Allora alla prossima. Grazie mille e a presto.